Ok. Pino Pelosi per il blog di Beppe Grillo, benvenuto. Grazie. Lei è stata l'unica persona che ha pagato con il carcere il delitto di Pierpaolo Pasolini. Esatto. Oggi, dopo 34 anni, pensa che giustizia è stata fatta? Beh, penso ancora di no. E vorrei essere riconosciuto come innocente, perché come ho già detto, esiste anche un filmato fatto dalla Torre, un DVD girato dentro una cantina, che era un luogo un po' più intimo per esprimere certe cose che magari non escono. E niente, ho detto che è stato ucciso da più persone. Fino adesso sono stato zitto per terrore, per paura, poi ho detto piano piano, è meglio che la verità si sappia piano piano. Lei recentemente ha fatto dei nomi, i fratelli Borsellino, che militavano nella sezione del Movimento Sociale del Tiburtino. Sì. E poi tre testimoni, tra cui un suo compagno di cella, ha fatto il nome di Giuseppe Mastini, che però lei ha sempre negato, ed è l'unico dei viventi, pure il Gastolano che è ancora vivente. Sì, sì. Continua a negare questa... Sì, lo nego perché non è verità, è tutto là, non è. Lo sai perché quei tempi, io scrissi una cartolina a Gianni Mastini che stava in carcere con me, e sono uscito io, lui è rientrato, ho scritto una cartolina. Allora, quella cartolina diede adito a molte supposizioni, illazioni, a castelli davvero costruiti, non di carta ma di sabbia, e specialmente l'avvocato Marazzetta, a parte civile, si batté per questa cosa che non ha nulla a che vedere col mio caso. I fratelli Borsellino sì, ebbero una partecipazione, non so se fosse un tranello o gli fecero fare una lezione da qualcuno che loro frequentavano sta sezione lì al Tiburtino a Casal Bruciato. E so per certo che Gianni Mastini non c'entra nulla. Rimane però il fatto che lei quella sera a quel chiosco andò in macchina con Pierpaolo Pasolini. Sì. E si presume che questi fratelli Borsellino... Sì, quello che immagina io, perché poi li vidi a Ostia che vennero con questa moto, poi arriva una macchina, un 1500 all'epoca Fiat, e scesero altre tre persone e lì cominciarono a menare al povero Pierpaolo. Io presi le sue difese, nonostante ogni volta che Pelosi è assassino, gli portai una frattura al naso e due punti in testa. E di quel quarantenne che la minacciò e la picchiò dicendo di farsi i fatti propri? Qual era, scusi? Quel quarantenne con la barba? No, quello era uno di loro, sì, no, non lo conoscevo, no, vedi un po'. Ecco, io ci ho fatto mille volte questo esempio, è come se lei, andiamo, siamo a un parco, così di noi, ci fumiamo una sigaretta e ci fanno una rapina. Chissà, ricorda quelli, nel buio della notte. Quello. Ha delitto compiuto, i suoi avvocati, i fratelli... Spaltro? No, non erano i miei avvocati, erano nominati con tale zio Giuseppe, che io non c'avevo un zio Giuseppe, praticamente penso siano nominati da soli. Però poi furono sostituiti dall'avvocato Mangia. Rocco Mangia, sì, che lo nominò mio padre e mia madre, io mi fidavo di mia madre e mio padre, non un telegramma fatto da zio Giuseppe, anonimo era. Quindi furono i suoi genitori a decidere di prendersi questo avvocato? Sì, non so se lui era andato da loro o loro da lui, non lo so questo. Non lo sapevo, io sapevo che più tardi, più a qualche anno fa, si candidò per la Democrazia Cristiana, ricordo una penna con scritto il nome suo, DC. Ecco, lei sa che anche Semerari. Semerari, sì, Semerari era il mio perito. Esatto. Semerari, Ferragutti e Busnelli. Anche lui era iscritto alla loggia P2. Non lo so questo. Ma vedete che loro stavano insieme. Era iscritto alla P2, sì. Io ero all'oscuro, calcoli, avevo 17 anni. Che idea si è fatto di queste persone? Rocco Mangio sapeva tutto, che io avevo parlato con il mio avvocato di fiducia, però... E cosa professionale un po' rivela, è morto anche lui. Semerari no, ma ha fatto la perizia, pochi ha più visto. Rimane comunque, insomma, il grande dubbio di questo delitto, cioè i mandanti. Lei si è fatto un'idea? Ma sì, l'idea me la sono fatta. Secondo me, ritornando ai Borsellino, pensando alla frequentazione della sezione che è chiusa da molto tempo. Penso c'era di mezzo la politica tra comunisti e fascisti, darsi che vogliono dare una lezione al comunista o al gay, ma non lo so questo, e magari poi sfociare in qualcosa di più tragico, che ancora sta sulla mia pelle.
che lei non immaginava. No, 17 anni, già dall'epoca 17 anni uno altro che immaturo, era proprio un bambino. Le testimoni ha riferito che lei qualche giorno prima era stato in un bar di Piazza Esedra e al telefono aveva detto appunto che avrebbe partecipato a questo incontro, ma solo se c'era tipo due o tre botte, non di più. È vero? No. Che è un testimone anonimo. Sì, è un testimone, un barista. Ah, c'ha nome e cognome, no? Credo di sì, adesso devo andare a prenderlo, poi glielo dico. Ma non l'ho mai visto, mai citato questa cosa. Credo l'avesse scritto la Fallaci, Maria la Fallaci. Lasciamo perdere. È morta, i morti, non si dice niente contro i morti né contro i morti. Non parlo. Appunto, molte persone sono morte di quella vicenda. Tanto. Pasolini, fratelli Borsellino. Semerari, Carraro, e quelli che vivono le fanno ancora paura? A questo punto no, perché sicuramente quelle persone magari erano già anziane, adesso sono morte, cioè avranno 90 anni, 80, non lo so, perciò tanto io non so i nomi, non sarei in grado di riconoscere a distanza di 34, 35 anni, perciò ho pagato tutto. A pena certa io l'ho fatta, qui si parla tanto di pena certa, io ho sempre fatta la pena certa, fino all'ultimo giorno. Sorveglianza, case, lavoro, tutto. Però lei l'ha detto di essere stato usato, di aver pagato per qualcun altro. Sicuramente sì, perché un giornalista del Messaggero, Marincola, Claudio, mi ha aperto un po' gli occhi, che siamo stati un anno a parlare, dovevamo fare una cosa insieme, non si è fatta purtroppo, e mi ha aperto gli occhi, io non voglio andare a fondo, e abbiamo fatto indagini contro i giudici, siamo andati a casa di Borsellino, abbiamo visto la madre, pure lui mi ha detto, ma se sei stato messo in mezzo, ok, tanto ero minorenne, tanto ho pagato ormai. Purtroppo c'è una cosa brutta che mi è rimasta segnata, a parte la morte di Pierpaolo. Ogni volta che faccio una cosa, se lei viene a rubare con me, per di lei prende 2 anni e non più 5, ma com'è questa cosa? Non riesco a capirla. Lei libero, io prendo la casa di lavoro. Lei libero, io prendo la sorveglianza. Ma com'è questa cosa? Tutto là, mi domando, mi faccio queste domande e di fatti io penso di andare via da questo paese, speriamo presto perché non ce la faccio più. Ce la faccio più, ultimamente sono cascato pure con un processo di droga che da qualche bottarella, ho fatto pure la comunità, ora mi trovo una culo dalle spacce. Speriamo che qualcuno mi salva. Ce la faccio più, voglio scomparire, voglio rientrare nell'anonimato, come quando ero il Pino Pelosi normale che andava a scuola, alle medie. Lei lo sa che con i mezzi che ci sono oggi si potrebbe risalire e si potrebbe ricostruire quello che non si sa di quella sera, prendendo la camicia di Pasolini custodita al Museo Criminale di Roma? Io penso che sarà riaperta l'inchiesta, penso che lo stanno facendo. Quello che trovano sarà tutto di guadagnato per me. Io tanto, che devo fare più? Ho pagato. E comunque non alzò neanche nemmeno un dito con Pasolini. No, io ho preso una mazzata in testa e un cazzotto al naso da le persone sconosciute. Che poi la minacciarono, le dissero taci. Sì, vabbè, io c'avevo madre, padre, insomma, sì. Era minorenne, poi al carcere. Il carcere è un mondo a parte. Ma è pentito di aver fatto il carcere da innocente, come dice lei, oppure se tornasse indietro parlerebbe? Non lo so, bisogna trovarsi in quei momenti, in quegli anni, in quelle vesti, per cercare di capire queste cose. A questo punto io potrei dichiarare, io sono innocente, c'entro niente, cercatevi da soli, andiamo al processo, cioè, capito? Tu mi attieni un tranello, ma pagate, ma che cazzo vuoi da me? Scusi, che cosa vuole da me? I familiari di Pasolini l'hanno mai contattato? No, sapevo che si era messa a parte civile la Susanna Pasolini, la cugina che c'entrava proprio nulla con lui, penso. La madre stava dentro un ospizio per morta. Quindi i familiari di Pasolini saranno solo quelli, non c'erano altri. E se avesse di fronte, non so, la madre di Pasolini, cosa dire? Come dice Ramazzo, sono cose della vita, io non ho armi per combattere queste trappole, queste, come vogliamo chiamare, questi piani, non lo so che siano, capito? O sotterranee, o cantine, o caverne, non lo so. Chiamiamoli così. Perciò lei continua a ritenere che Giuseppe Mastini non era presente quella sera? Pure lei batte sempre sotto, ma avete una concezione qui, io non so. Allora, io penso, nella mia ignoranza, che tanta gente che ha studiato legge le carte, si informa, sono passati 30 anni. Un vecchio ispettore dice, anche se ci fosse stato un ago dentro un pagliaio l'avremmo trovato. Cioè, nostra concezione di Giovanni Mastini, perché poi ha fatto quello che ha fatto, non c'entra nulla. Penso che dopo 35 anni qualche traccia l'avrebbe lasciata se c'era lui. Era cresciuto con voi, no? Nelle caseine.
No, tutto talmente sbagliato. Lui era un giostraio. Era un giostraio, però vi conoscevate. Sì, sì, ci eravamo conosciuti qui a Via Tiburtina, a livello così, che rubavamo i motorini, per quelle cavolate a bischiera a 16 anni. Cioè, da lì a compiere un balzo, a fare un omicidio, tutto. Ma poi diverse testimonianze hanno detto che comunque lui era presente. Ma le testimonianze secondo me dovrebbero essere condannate per falsa testimonianza, no? Che stanno solo le condanne al Pelosi. Che sì, perché vaffanculo, mi hanno rotto le scatole. Però non riesco a capire questa concezione, cercano sempre il mostro, perché non c'è. Te rendi conto? No, qualcuno che l'ha ucciso c'è stato. Sicuramente, ma non Giovanni Masini, e né Pelosi Giuseppe. Questo è quanto, mi direbbe Franco Biacacci, uno del TG all'epoca, che fece un'indagine, testimoni che dicevo io frequentavo piazza dei Casti, piazza, vabbè, la stazione, mai fatto niente. Io denunciai la RAI all'epoca. E denunce mie non approdano mai a nulla, quelle degli altri mi chiamano sempre a causa, non so com'è, ma com'è sta cosa? Ho denunciato dei giornali che alludevano, ho diventato il polo Dario Bellezza pure, che all'epoca, beh, pure simpatico, morto. Perché dicevano falsità sul mio conto, io me l'ho stufato. Andate al PM da Lormanni, che segui l'inchiesta, per chiedere se denunce che io ho fatto. Anzi, venne lui a Casco di Frosinone a interrogarmi perché hanno riaperto le indagini, e c'era uno che asseriva che io ho ammazzato Pasolini, poi Giovanni Masini e più persone. Il PM, che non è stupido, che è una persona molto intelligente, ma gli disse: ma che anno l'hai saputo? Tottano, dove è cascato? Sai che gli ha detto? Buffone e pezzo di chi ti ha pagato per dire queste cazzate? Giovanni Masini all'epoca non stava lì, stava ad altro carcere, a 300-400 km di distanza. Chi ti ha pagato? Vattene, ha cacciato via. Io gli facevo così, dico procurato, ma avete preso al calcio, mi avete portato a Roma 5 ore, non sapevo manco che cacchio mi stava succedendo, mi aveva un buffone che prende i sconti di pena, dice le cazzate su di me, ma che cazzo, ma che stava a giocare a flipper qui, ha capito lei? Certo, ma lei sapeva che Mastini aveva già ucciso a 15 anni un autista dell'ATAC, mese dopo? Dopo, c'era pure un altro ragazzo della Russia che conosceva, insieme sono stati imputati, essendo un lavoratore della cooperativa 29 giugno. Sono stato anch'io in cassa integrazione, gli posso dare l'indirizzo per acquistare il CD fatto da la regista Roberta Torre, che mo leggo, c'è un fogliettino perché a memoria non so tante cose, intanto svanisco anch'io, un DVD prodotto da Ruggero Sintoni, che si trova su www.rosettafilm.it. E qualcuno comprasse almeno lo stipendio che c'ho, non c'è campo proprio. Torniamo un attimo al momento del delitto. Sì. Portafoglio di Pasolini. Portafoglio di Pasolini, mai visto, dica. Quindi chi lo portò via? Non lo so, io Sippi, in seguito, no, causa addirittura, che Pasolini c'era 3-4 milioni, 3 milioni sotto il tappetino della macchina e nessuno li toccò, perciò non si parla né di trap, né di rapine, né di furti, di niente. Perciò conferma che fu un delitto premeditato? No. Non usiamo questi... queste cose, questi paroloni. Il mio pensiero era che secondo me questi davano una lezione al comunista, al gay, non lo so. Secondo me, non so, secondo Lo Bianco, caro amico Giuseppe Lo Bianco. Profondo nero. Quello sì, non so quanto dava fastidio sto personaggio. Certamente giustizia non è stata fatta. Certamente non è stata fatta perché gli ha pagato il povero Pino Pelosi, stavolta non dico vittimismo. Ormai questa parola di vittimismo me la sono lavata, perché io mi sono rimboccato le maniche da mattina alla sera, vado a lavorare con la cooperativa, che ma è un brutto tempo, perché il comune non è che ci dà tanto lavoro, abbiamo casse integrate, abbiamo ex detenuti che vengono a lavorare e non possono lavorare perché non c'è lavoro, abbiamo persone con cose mentali o fisiche, handicap, che lavorano con noi ma non possono lavorare perché non abbiamo, gli appalti si stanno riducendo, cioè ma fateci lavorare, che tu sai, dobbiamo andare a rubare.